GF VIP, il comportamento di Con Antonella indigna, donna Maria fuori. Tra i concorrenti più discussi nella casa del Grande Fratello VIP, soprattutto negli ultimi giorni, c'è anche Edoardo Donna Maria, messo all'indice per i comportamenti che sta avendo con la sua fidanzata, Antonella Fiordelisi. A far discutere i telespettatori è il mondo nel quale tratta Antonella, la strattona. La spinge, la prende per il collo, cerca di baciarla nonostante i rifiuti. E sui social si stanno scatenando le reazioni con l'hashtag fuori Donna Maria. Donna Maria, ultimamente, si sta comportando tutt'altro che come un gentleman. E in più occasioni la Fiordelisi sarebbe stata costretta anche ad allontanarlo. Da casa davvero difficile capire se si tratta di un gioco instaurato tra i due. Oppure se Antonella sta realmente soffrendo di questi comportamenti. Di fatto i telespettatori stanno intervenendo in difesa della geffina e chiedono che Edoardo sia mandato a casa. Chi segue con attenzione quello che succede dentro la casa di Cinecittà non ha dubbi che il comportamento di Edoardo nei confronti di Antonella non sia corretto. Sembrerebbe stia diventando troppo aggressivo, strattoni, tentativi di effusioni non corrisposte e l'invito della ragazza a non essere toccata, mi fai male ha detto in varie occasioni la Fiordelisi. Ma le attenzioni di Donna Maria nei confronti della sua fidanzata si sarebbero spinti anche oltre. A provocare l'ira del pubblico un episodio in particolare nel quale Edoardo sarebbe arrivato in cucina e si sarebbe posizionato dietro ad Antonella. Le avrebbe così toccato i genitali. A quel punto i telespettatori non hanno avuto più alcun dubbio, va cacciato via. Sembrerebbe, proprio che il programma tanto seguito stia presentando al suo pubblico scene a dir poco trash che stanno provocando reazioni, non si può guardare questo tipo di TV e chiedono che Donna Maria sia cacciato dal reality. Chissà se nella diretta verranno presi provvedimenti nei confronti del concorrente.